Io punto a pormi degli obiettivi. Nel momento in cui tu nella tua testa hai degli obiettivi, devi riuscire a raggiungere quegli obiettivi, però non devi partire dagli obiettivi grandi, cioè tu non è che devi dire io voglio diventare campione del mondo, le cose vanno fatte gradualmente. Domani mattina mi devo svegliare alle 6 perché devo andare a correre. Se tu domani mattina ti svegli alle 9, già è un fallimento. Se tu ti imponi un piccolo obiettivo, devi portarlo al termine. Stambecchi miei, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi è una puntata un po' particolare perché andiamo a parlare di un personaggio che vive a Bangkok. Avevo sentito parlare sia sui social che da altri di questo ragazzo italiano che vive ormai da anni in questa palestra dove si pratica Muay Thai. E dato che mi trovavo a Bangkok, ho deciso di andare a toccare con mano questa realtà perché sì, è bello viaggiare, sì, è bello scoprire nuovi posti, ma è altrettanto bello incontrare nuove persone e potergli parlare. Cioè, un italiano che vive in una palestra, si allena e fa Muay Thai con altri thailandesi, vive proprio lì, dovevo andarlo a vedere. E quindi ho contattato il buon Luca, che adesso poi vi presento, per poter vivere una giornata intera con lui e capire un po' anche la psicologia dietro a questa scelta e dietro a questa disciplina che io non conosco. Quindi è un inserto del video di Bangkok, so che è un video un po' diverso, però state molto attenti perché secondo me è molto interessante. Se non siete nuovi del canale, sapete bene quanto mi interessano le storie personali. Vedete per esempio il mio vecchio podcast Liberty Island o anche il video che ho fatto con gli Stepsover ultimamente, e quindi volevo entrare nella vita di qualcun altro, e quando posso farlo colgo l'occasione al volo e vado. Mi sveglio alle 5, come ogni probabilmente combattente in questo mondo si svegliano tutti presto. Prendo il mio bel motorino e faccio qualche chilometro perché la palestra si trova nelle zone limitrofe di Bangkok ed è effettivamente in un luogo molto tranquillo. Una volta arrivato trovo subito Luca, bello attivo e pronto per andare a correre. Ciao Mattia, com'è? Come stai? A posto, Bene, no? bene, Bene. Io sto facendo colazione, un po' di proteine. Adoro. Big video! For him. Yo. Watching. Today, King Kao. Vuoi un caffettino? Sì. Thailandese. Ebbero. Ah, ok, tutto il riso, c'è. Cioè. Tutto il riso, qua mangiamo riso a non finire. Mentre attendiamo altri ragazzi che si preparano, io decido di fare un bel giro della palestra e già inizio a sentire il profumo di questo ambiente che ha un odore tutto suo. Vedo per la prima volta un ring, forse dei guantoni. Sono proprio un neofita di questo luogo qua e quindi, essendo curioso, non vedo l'ora di scoprire meglio questo mondo. Mentre albeggia, scopro che Luca ha un'energia fuori dal comune sin dalle prime luci dell'alba. Allora, dopo ti faccio assaggiare la frutta migliore di Bangkok. The best fruit. E va! Ma... Ora più tardi devi venire in palestra dopo l'allenamento di mattina. Lo so cosa state pensando, che dovrei correre pure io, ma sono fuori forma. C'ho un po' di pancetta, non so come mi reggerebbero le ginocchia, loro vanno fortissimo e non vorrei rallentarli. Giuro che se riesco mi rimetto a correre, solo che ho preso un po' di chili con la palestra, cioè ho preso, non dirò, 82-83 chili. La prossima volta ci portiamo anche a lui a correre. Ma prima di continuare con il video, è arrivato il momento di presentarvi lo sponsor di oggi, che indovinate un po'. Cambly! Cambly sempre con noi. È arrivato il 2024, è ora di fissare nuovi obiettivi, che tu voglia far progressi nel tuo lavoro, migliorare i tuoi voti in università o a scuola, fare un Erasmus, che io avrei voluto fare molto 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 volentieri, o viaggiare ed esplorare, come ci piace a noi. Una delle soluzioni migliori? Cambly. Come ormai ben sapete, Cambly è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezioni online da remoto, con smartphone, PC o tablet,
dove vuoi e quando vuoi. Ci sono più di 10.000 tutor madrelingua disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l'anno tramite una video chat dedicata, adatto a studenti di qualunque livello di inglese, anche principianti, e la videochiamata, super figo, ha anche un traduttore integrato nella chat. Si possono scegliere, come ormai sapete, i tutor in base all'accento, UK, Australia, chi più ne ha più ne metta. Ci sono moltissime figure professionali adatte a tutti voi, dagli infermieri, piloti di linee, avvocati, studenti universitari, dottorandi, tutto. Puoi scegliere anche lezioni individuali o anche lezioni di gruppo. Molto utile se vuoi anche affrontare colloqui di lavoro, quindi puoi anche far pratica, anzi devi far pratica. Però ferma, se non sei ancora a tuo agio a parlare con un tutor, puoi comunque iniziare con CamAI, che è un'intelligenza artificiale con cui poter simulare una conversazione in inglese. Ed è completamente gratuita, devi solo creare l'account. Non smetterò mai di dirlo, sapete quanto è importante l'inglese, fatevi sto regalo, provate e non ve ne pentirete. Vi posso assicurare, l'inglese apre la mente e apre nuove strade che prima non avreste potuto accedere. Con il link che vi lascio sotto in descrizione avrete il 50% di sconto, basta inserire il codice MIRAGLIO2024, molto facile. E molto importante, con questo codice sconto potrete anche fare lezioni con i tutor a partire da 5 euro a lezione. 5 euro a lezione. Se andate fuori e chiedete a qualcuno di insegnarvi l'inglese, vi prende almeno 50 euro l'ora. Ovviamente potete anche solo fare una prova di 30 minuti a solamente un euro. Ricordatevi che questa cosa vi può cambiare la vita. Io ringrazio Cambly per essere qui anche nel 2024 e possiamo continuare con il video. Ascolta. All right. Nome e cognome. Luca Lombardo. Quanti anni hai? 30. Allora, tutto questo è iniziato in Thailandia a 21 anni, in Sicilia ho iniziato ad allenarmi a 19 anni. Ma quindi da quando avevi 21 anni che vieni qua in Thailandia? Sì, la prima volta sono venuto per 2 mesi in questa palestra e ho pensato che era l'ultima volta che sei venuto in Thailandia. Ho detto no, devo provare tutte le esperienze possibili perché non tornerò mai più in Thailandia. Il problema è che poi sono tornato in Italia e l'unico mio pensiero era tornare qui. Tu lavoravi in Italia. E poi con i soldi che guadagnavi venivi qua ad allenarti per un lungo periodo. Poi finivo i soldi, tornavo in Italia, cercavo un altro lavoro perché giustamente licenziandomi dal lavoro precedente non mi prendevano più, no? Quindi una volta ho fatto il pizzaiolo, una volta ho fatto il cameriere, una volta ho fatto il barman, una volta ho venduto assicurazioni. Minchia. Il muratore, le ho provate di tutte. Ho fatto pure il cassiere al supermercato, figurati. C'era la gente che mi fermava per farmi le foto, io là a fare il cassiere al supermercato. Ma tu sei quello che combatte? Sì, ma che ci fai qua? E niente. Per combattere. La vuole la busta? Beh, quelli che mi riconoscevano io gliela facevo pagare la busta. Però non glielo dite a quelli al supermercato. Ma se come me non sapete assolutamente nulla di Muay Thai, tranne che ci si fa molto male, cerco di raccontarvi nel modo più semplice possibile che cavolo è questa disciplina. Il Muay Thai, che si traduce in box thailandese, è lo sport nazionale della Thailandia. È un'arte marziale con radici provenienti dall'uso militare risalenti al XIII secolo, durante il tempo del regno di Sukhothai. La Muay Thai è conosciuta come arte di 8 arti, proprio perché utilizza 8 punti di contatto, vale a dire pugni, gomiti, ginocchia e calci. E quindi lo differisce da altri sport di combattimento stand up, come ad esempio la classica box o anche solo il karate. Oggi la Muay Thai non è solo più uno sport nazionale thailandese, ma come potrete immaginare è praticata in tutto il mondo, ormai è famosissima, chiunque di voi comunque ne ha sentito parlare. E una cosa anche da sapere è che i round sono da 3 a 5, ce ne bastano veramente pochi per farsi tanto tanto male. In ogni caso, in questa giornata scoprirò che il Muay Thai non è solo calci, pugni, gomitate, ma c'è qualcosa di molto più profondo. In questa giornata capirò che la Muay Thai non è solo una passione, ma è proprio uno stile di vita. Poco prima dell'allenamento, Luca mi presenta anche uno dei suoi allenatori, che è molto giovane, facendomi vedere cicatrici sia sue che dell'allenatore. E anche se per loro è una cosa normale, per noi comuni mortali non lo è. 80 match. Sì, 80 match. E lui ha iniziato anche abbastanza tardi a allenarsi. Guarda qua tutte le feritine che ha. Questi qua sono tutti i simboli dei lottatori di Muay Thai. Sì, infatti qua ci riconosci tutti alle ferite. Questo l'ho visto. Bello, vero? Visto che ti ha fatto un bel taglio, che è qua un po' tutti, ti faccio vedere anche gli altri ragazzi. Qua sì. Un po' tutti sono segnati. Sì, sì. Questi sono tutti colpi di gomiti, no? Tutte le gomitate che uno prende. E ora è un maestro. Ha fatto pure l'università e la Muay Thai. You finish university. I finish university. Yeah. È uno di quelli che parla meglio inglese tra tutti gli allenatori. Vero, you speak English very good. Can speak English. Per chiederti come ti chiami, lui dice
My name you? Mi diceva Luca che molti sono via, quindi adesso non ci sono thailandesi, per esempio, che si allenano, proprio perché tanti sono andati via per il Capodanno, molti arrivano da fuori, anche da molto lontano, tanti hanno combattuto scorsa settimana, quindi si sono presi una pausa, quindi è per questo che vediamo solamente occidentali. Ha 3 anni più combattimento. 3 anni? 3 anni. E già 3 anni li fanno combattere senza protezione. Senza poi stanno subito di combattere, perché iniziano presto e finiscono presto. Quello che mi ha subito colpito, appena hanno iniziato ad allenarsi e credo anche solo a scaldarsi, è la potenza dei colpi, e vi lascio qui le immagini nude e crude perché a me hanno impressionato fin da subito. Quello che capisco fin da subito è che questo allenamento non è assolutamente uno scherzo, si fanno un mazzo tanto, e la dedizione con cui se lo fanno e la serietà mi colpisce anche qui fin da subito. Questa è la durata di un round. Oh, abbiamo un round da 4 minuti e un minuto di recupero. Ok. Ora faremo 4 round così e dopo 4 round con lo stesso tempo alzato. Wow. Oppure tecnica, cambiamo ogni volta. Sì. Yeah. Superman punch. È un pugno forte saltato. Superman punch. Il secondo è il Superwoman punch. Vorrei farvi percepire la potenza dei colpi. Cioè, dovete essere qua. Cioè, ovviamente alcuni di voi avranno visto magari un combattimento. Io non l'ho mai visto dal vivo. Impressionante. L'energia è incredibile. Cioè, proprio wow. Quindi vivi qua, tipo le stanze che ho visto prima. Sì, esattamente. Prima vivi qua e io vivo. Vivi con loro. Allora, io ho iniziato con la kickboxing. Okay. In Italia. Per 2 anni ho combattuto laggiù in Sicilia. Poi ho fatto il primo match professionistico. Ho preso un casino di botte. In Romania ho combattuto contro un ragazzo che aveva 40 match professionistici. Io invece avevo solo un match professionistico e già avevano messo contro a uno molto forte. Diciamo che sono riuscito a difendermi, però ho visto che era diverso rispetto alla Sicilia. Sì. In Sicilia vincevo, poi arrivo là e le ho prese. Ho detto, ma io come faccio a diventare forte come professionisti? Sono messo a cercare un po' su internet e ho visto che c'era la Thailandia, che ti dava la possibilità di allenarti e vivere, mangiare, dormire all'interno della palestra. E quindi ho detto, ting! Si è accesa la lampadina. Anche romantica come scelta, devo dire. Sì. E qua in Thailandia ho scoperto che si faceva la Muay Thai. Io qui sono entrato in una palestra e io già mi sentivo che era 2 anni che combattevo in Italia, capito? E arrivo qua, c'erano i ragazzini di 13 anni che erano degli animali. Mi lo prendevano quando erano piccoli. Mi buttavano a terra. Anche erano più magri di me, comunque erano più bravi di me tecnicamente e tutto. E quindi io appena ho visto questa gente che davano calci così con quella forza, che si allenavano tutto il giorno e non erano mai stanchi, ho detto, come fanno questi calci? Sono venuto in Thailandia poi ogni anno, il primo anno 2 mesi, il secondo anno 3 mesi, il quarto anno 6 mesi, io i primi 3 anni qua in Thailandia non sono mai andato a mare.
Mai un giorno di vacanza, mai nulla. Tu solo sei venuto qua per fare solo per questo. Perché i soldi che guadagnavo in Italia, poi li spendevo qui. Devi stare qua, tu non puoi, non hai tempo di andare in giro. Io per me, saltare un allenamento la mattina, saltare un allenamento il pomeriggio, erano per me soldi buttati, perché alla fine qua la giornata la devi pagare lo stesso. Quindi per me, tipo, io mi dovevo allenare, avevo quell'obiettivo. Ma quel maledetto di Luca decide di farmi provare. Devo dire che insegna molto molto bene. Io la prima volta che metto dei guantoni, anzi la prima volta che probabilmente tiro un pugno a una persona, al massimo ho tirato dei pugni contro un cuscino per il nervoso, ma nulla di che. Sì, è acceso! Sai che vuol dire questo? Ce la rimetti tu? No, arriva no, me. No, dai, vado a morire. Paolo, facciamo diventare un vero guerriero. Non posso fare neanche male a una mosca. No, ma è bello, sai qual è? Che lui già è pronto con la frusta, gira. No, no. No. You won't try. Ah! E le frusta d'oro. Hai sbagliato qualcosa. Non faccio lo scemo intanto. Anche se sono fuori forma, Luca è un ottimo insegnante. Fa sempre molto ridere, si diverte e fa divertire. Mi accorgo facendo le prime mosse che questo sport, se togliamo la parte di dolore sanguinante, quella dove ci si fa male, mi fa percepire che la concentrazione nei movimenti è incredibile e si vede che ci vanno anni per padroneggiare la tecnica, ma al tempo stesso ti fa vivere l'attimo. Quindi, oltre che tenerti in forma e fare anche un po' di cardio, ti fa vivere l'attimo, quindi non ti fa pensare a tutti i problemi che ci sono fuori, perché sei concentrato al massimo per poter colpire bene e poterti allenare molto bene. Per me è stato molto difficile, però è stato molto bello assaggiare almeno un pochettino cosa significa tirare calci, pugni, ginocchiate ad un altro essere vivente. Dopo l'allenamento arriva anche una colazione pranzo, chiamiamolo brunch, dove arriva appunto la ragazza che abbiamo visto prima che vende frutta, si mangia la frutta, e poi c'è una persona solitamente che cucina per tutti gli atleti. Bellissimo, perché non c'è niente di piccante. Sì, è stato fortunatissimo. Oggi è festa perché ci ha fatto lui il pollo fritto. Pollo fritto, verdure. Una volta ogni 10 giorni. Perché alla fine qua si mangia sempre verdure, pollo e riso, però cucinate in maniera diversa. No, ogni volta però cambia. gira. Vabbè, pollo, verdure e riso è la dieta perfetta. Dopo mangiato solitamente ci si rilassa in una delle stanze a disposizione. Io ho voluto vederne una, me ne hanno lasciata una anche per farmi una doccia. Bella stanzetta, l'aria condizionata. Qua ti puoi fare la doccia, fatemi fare la doccia. Ole. E qua fai la cacca. Fai la cacca mentre fai la doccia. È una figata. Mi hanno dato una stanza, ora doccetta, cacca, doccia insieme praticamente. E via. Devo dire che viver lì tutto l'anno deve essere particolare. Alle stanze non manca nulla, però bisogna anche ammettere che non è tutto questo lusso, anzi. Ah, credo che la doccia, se non ricordo male, fosse fredda. Ma a noi ci piace soffrire. Per capirci, ci sono anche altri ragazzi, altre persone che possono venire ad allenarsi, basta pagare e puoi usufruire della palestra e anche degli insegnamenti delle persone che lavorano all'interno, quindi degli allenatori. Come per esempio questo ragazzo di 16 anni. Ora ci si prepara la lotta. Sei pronto? Tu sei nato pronto. Tra l'altro lui deve fare le Olimpiadi. Quando? Il 2 febbraio. Finisco il 5 febbraio. Mamma mia, grande. Se passa, dormiamo. Grande, 16 anni ragazzi, 16 anni. Oppure era arrivata un'altra coppia che gira la Thailandia da qualche tempo in base a dove andare nelle palestre di Muay Thai. Quindi è un tipo di viaggio molto particolare. Cioè io vado in un posto solo perché c'è quella palestra e mi muovo in tutta la Thailandia. Molto figa come cosa, stranissima. Se vai oltre la violenza capisci cosa vuol dire per questi ragazzi combattere e allenarsi duramente. Abbiamo finito la colazione con pollo fritto, verdure e riso e salsa piccante. Però devo dire che era molto buono, essendoci svegliati alle 5 e avendo mangiato alle 9 sembrava quasi un pranzo, come se ti svegliassi alle 8 alle 9 e mangi a mezzogiorno dopo l'allenamento. Io ho fatto un mini allenamento, quindi dopo, mentre i ragazzi comunque si allenavano, facevo flessioni, addominali, così almeno mi allenavo un pochettino anche io. E adesso dalle 11 alle 2 e mezza penichella, dalle 3 alle 5, 6 altri allenamenti, quelli più tosti, e lì si va a fare un po' di sparring, vanno un po' a combattere sul ring. Ma dopo vedremo, perché io adesso vado a dormire. Ormai questa è la mia vita. Se ti togliessero questa cosa qua a livello mentale, che botta sarebbe?
Non lo so, sarebbe dura se me la togli da un giorno all'altro. Magari se mi dici non puoi più combattere, inizio a fare altro. Perché io ho la consapevolezza che non posso combattere per tutta la vita, non sono un folle. Però se me la togli da un momento all'altro, sempre quel vuoto dentro ti resta. Però magari piuttosto che essere un combattente, sarei tipo magari un maestro, un allenatore. Ti piacerebbe insegnare? Sì, piacerebbe insegnare. Beh, insegni bene. Figurati, io faccio pure l'insegnante. Non di Muay Thai. Sì. Io sono professore alle scuole superiori. Ok. E quest'anno ho lasciato un contratto al 30 giugno per venire qua in Thailandia. Quindi se io non avessi fatto magari lo sport, avrei continuato il percorso scolastico di insegnamento. Sì. Ora mi sto anche laureando in scienze motorie. Ah, quindi... cavolo. Sì, ma ora... quindi sei combattente studente. Sì, esatto. Lo sono sempre stato. Ora fra qualche mese dovrei laurearmi, già sto completando la tesi. Che, avendo dedicato tutta la vita allo sport, io ho pensato che facendomi una laurea, magari scienze motorie, vai a chiudere anche un cerchio, perché non solo hai le conoscenze tecniche, ma hai anche le conoscenze teoriche. Sì. 3 del pomeriggio dopo la penichella, io tra l'altro ho un mal di testa assurdo, si ricomincia e si fa un allenamento ancora più pesante. Adesso hanno iniziato con la corda, Luca deve ancora arrivare in realtà. È una giornata bella lunga, devo ammettere, minchia, si fanno un culo. Quella non è una corda normale. Tutto molto easy, questa qua è la corda thailandese, è la corda pesante. Cioè, guarda la differenza fra questa corda e una normale. Questa qua che ha portato qualche turista. Guarda qua, questa è leggerissima. Questa, questa ti finisce sulle gambe e godi. Vuoi provare? Non sbagli tanto. Questa fa male, ti rinforza anche le dita dei piedi quando ti prende. In Thailandia usano solo questa. Sì, e qui facciamo 30 minuti di corda, non stop. Sostanzialmente lo usano per la resistenza sia delle spalle sia dei polpacci. 30 minuti non sono uno scherzo. 30 minuti sono pesantissimi. Ammazza. Soprattutto il primo periodo è dura. Hai problemi anche a camminare se non sei abituato. È dura. Vedi, lui già sta stirando i polpacci. Eh sì, perché provare non cammina se non sei abituato. Eh sì. Sapere cosa ne penso, che tutto questo è una gran figata, sono tutti matti, però devo ammettere che quando capisci un attimino la mentalità, un secondo capisci perché lo fanno, cioè, e io sono qua da mezza giornata, una giornata follia. Dong. La cosa assurda è che vanno avanti ore, hanno fatto 3 round, 4 anzi di sparring, quindi uno contro l'altro, e adesso hanno ricominciato a fare allenamento, quello con gli allenatori, non so se si è capito, vabbè, quello lì, boom boom boom, 3 minuti, 1 minuto di pausa, 3 minuti, 1 minuto di pausa, 3 minuti di round, 1 minuto di pausa, follia. Ma che cavolo fanno? Qui ci sono 40 gradi con 100% di umidità. E qui è sempre così, un giorno di relax, non c'è mai. Diciamo oggi vado più piano. No. Andiamo! Nel pomeriggio è anche arrivato il maestro, il capo. Si vede che ne ha allenati tanti di ragazzi, si vede che ha allenato tanti campioni. Appena entra in una stanza questa persona, capisci subito che è uno veramente duro, che si fa rispettare e che è meglio non prenderlo in giro, ecco. Oh,
Però il solito Luca, dato che ormai sono anni probabilmente che lo conosce, riesce anche un po' a farsi gioco di lui, e lui al tempo stesso sta al gioco. Quindi si vede che Luca ormai è in armonia con questo luogo, che ci vive da anni. E mi colpisce sempre molto la sua leggerezza, la sua simpatia, tipica anche siciliana. Ma al tempo stesso quello che mi colpisce è la sua serietà poi nell'allenamento. Si vede che il suo lavoro, si vede che la sua vita. No! Non è che me ne dà pure a me. Lui è la Charn della palestra. Ok. Se gli altri li chiamiamo crew per dire allenatore, lui è la Charn Negro. La Charn è un livello superiore. Okay. È un maestro che qui da tanti anni. Si vede. Ha allenato tantissimi campioni. Lui viene. A me farebbe paura salire sul ring ogni volta, eccetera. Non ti fa paura andare a combattere contro la gente? Ancora oggi, quanti incontri hai all'attivo? Ora ne ho più di 70. Sono tantissimi. Sì, sì. E ogni volta hai paura o in questo momento riesci a controllare l'emozione? La paura c'è, però diciamo che non è paura dell'avversario. Sì. Se hai paura dell'avversario, meglio che cambi sport, perché più vai avanti, più forti sono gli avversari. La paura, diciamo, sta nel magari nell'aver paura di non dare il 100%, okay, di non riuscire a esprimerti. Magari è uno sport di contatto, quindi può essere che tu sei preparato a bomba, poi magari prendi il colpo sbagliato e vai giù. E magari la paura è quella, che non sai mai quello che può succedere, sì, l'imprevisto. Sì. Che può essere che l'avversario è più forte, può essere che l'avversario è più debole, però magari c'è quel colpo fortunato e anche quello là più scarso vince, quindi non hai mai la certezza in pieno, è sempre uno sport pericoloso. In più c'è anche la paura magari dell'infortunio, perché vinci o perdi va bene, però l'importante magari è scendere dal ring con sì i dolori del match, però non magari infortuni che ti bloccano per un lungo periodo. Una volta ho rotto la costola, ho rotto la mano e ho rotto il setto nasale in un match soltanto, perché ho combattuto a mani nude. Quindi poi i combattimenti successivi li ho dovuti fare infortunato con la costola rotta, okay, e la mano rotta. Quindi ogni volta che beccavi un calcio, un calcio, pugno... Sì, era un dramma. Un dramma. Infatti non fatelo, perché... Non trai disatom. Poi ve ne pentite. Io l'ho fatto perché... Diciamo, avevo già dato la mia parola. Siccome ero in una fase di crescita nella mia carriera, avevo bisogno di farmi un nome. E io c'ho il manager, ne ho più di uno. Ne ho uno in Italia, uno che mi gestisce i match in Europa e un altro che mi gestisce quelli qua in Thailandia. Tutta questa energia non basta, perché Luca, tra un allenamento e l'altro, mi fa anche fare un giro della palestra, ed è stato molto interessante. Bravo. Tutti i campioni che ha allenato. No, mi dicevi 3.000-4.000 match. Ogni ragazzo di questo ha almeno 200-250 combattimenti. Questo qua è Anuaru. Che cosa mette? Ha vinto tutto, ha reso questa palestra famosa in Thailandia. Questa è la maglietta dove vengono scritti tutti i match. Questi sono tutti gli atleti della palestra. E qua si scrive il giorno, il peso. Poi se tu lo capisci sei bravo. Sono tutti trofei vinti negli anni. Ma sono trofei prestigiosi. Guarda come sono, messi qua a prendere puffa. Questo è il trofeo più bello di tutta la palestra. Lo sai perché? 2023. Che l'ho vinto io. Grande. Campione del mondo a Hong Kong. Questa. Quindi quella è stata fatta, quella dietro è stata fatta in seguito. Perché che cosa è successo? I thailandesi si allenavano qua. Erano solo thailandesi, tanti thailandesi. Tanti di loro sono diventati superstar in Thailandia, come ad esempio Anuat, quello che ti ho fatto vedere prima. Sì. Una volta che lui è diventato superstar in Thailandia, in tutto il mondo quelli appassionati di Muay Thai hanno iniziato a venire in questa palestra. Però loro non avevano il tempo di allenare i turisti, perché erano tanti thailandesi. Quindi che hanno fatto? I thailandesi li allenavano qui, che era la palestra principale, e i turisti li mettevano lì. Poi dopo il Covid, un poco tanti atleti, un allenatore è venuto a mancare, altri allenatori comunque sono andati via per problemi, ora sta ripartendo tutta la situazione. Certo. Essendo il ring principale, gli spiriti della palestra erano su questo ring. Vuol dire che le donne non potevano salire su questo ring. Ah. Quindi qua c'era un cartellone con scritto l'hanno tolto. Meno male. Ma c'è un cartellone con scritto le ragazze qui non possono entrare. Perché se tu entravi, una ragazza entrava su questo ring,
per la cultura thailandese tutti i fighter della palestra si sarebbero sentiti male. Pure anche la ragazza sul ring non poteva salire dalla terza corda. Ok. Doveva salire dall'ultima corda in basso. Quindi doveva buttare a terra e mettersi così. Infatti ancora tuttora nei combattimenti tu vedi tutte le ragazze thailandesi che vanno che sotto. Passano di sotto, si sono culture. E sto cercando un filo conduttore con le altre persone, persone come te, io visto che hai un'energia forse fuori dal comune. Cos'è che ti fa alzare la mattina? Solo questo o anche qualcos'altro? Solo il Muay Thai? Io punto a pormi degli obiettivi. Nel momento in cui tu nella tua testa hai degli obiettivi, devi riuscire a raggiungere quegli obiettivi. Però non devi partire dagli obiettivi grandi. Cioè tu non è che devi dire io voglio diventare campione del mondo. Le cose vanno fatte gradualmente. Domani mattina mi devo svegliare alle 6 perché devo andare a correre. Se tu domani mattina ti svegli alle 9, già è un fallimento. Se tu ti imponi un piccolo obiettivo, devi portarlo al termine. Queste sono delle piccolezze che man mano rendono la tua mentalità vincente. E questo secondo me può essere utilizzato per qualsiasi cosa, anche per esempio per lo studio. Tu dici io ogni giorno devo studiarmi un tot di pagine. Se poi non lo fai, quello è un fallimento. Vorrei solo farvi notare dalle parole di Luca e dal suo stile di vita, non è uno sprovveduto, sembra un giocarellone, però sa cosa vuole, sa cosa significa soffrire, e io volevo proprio entrare in questa tipologia di psiche, provare a vedere il suo stile di vita, ed è anche per questo che faccio video, ed è anche per questo che mi alzo la mattina, per vedere, prendere esempio, capire qualche segreto da altre persone che hanno una vita molto particolare, straordinaria. Cioè questo ragazzo vive, combatte, va a dormire, lavora e fa una vita fuori dal comune per noi italiani, ecco. Vive in un paese straniero dove non parlano la sua lingua, a malapena parlano un po' di inglese e riesce comunque a convivere con questa cosa qua. A me ha colpito molto. A volte anch'io ho alti e bassi. Sì, anche tu tutti hai provato i fallimenti. Esattamente. Da quello sei cresciuto, immagino. Soprattutto dei fallimenti. Certo. Io figurati, ho perso due titoli italiani a casa mia, cioè sotto il mio pubblico, nell'evento organizzato della mia palestra. Io ho perso due titoli italiani 2 anni di fila. Ha fatto male. Malissimo, perché io venivo da vittorie fuori all'estero e ho combattuto ovunque, ho vinto, ho perso, ho sempre fatto bella figura, poi arrivavo davanti a casa mia e ho sempre fatto bella figura perché non mi avrei dato nulla, però poi prendi la sconfitta. Queste sono cose che rischi veramente, che ti fanno mollare tutto. Però uno non deve soffermarsi solo sulla cosa momentanea, perché come si dice da noi giù in Sicilia, il puro sangue si vede nella strada lunga. Anche un fallimento ti rafforza. La prossima volta sarai più pronto rispetto a prima. Quindi l'importante è tentarci sempre, essere costante. Nella vita puoi vincere, puoi perdere, ma l'importante è avere la costanza. Dopo ore di allenamento, non ci si ferma mai, si fa ancora piegamenti, trazioni, si corre ancora e poi forse si finisce. Quindi diciamo che la giornata inizia all'alba e finisce al tramonto. Ci va tanta tempra, devi essere proprio temprato per fare una vita così dal lunedì al venerdì, credo, dal lunedì al sabato, 5-6 giorni su 7, più i combattimenti che non devono essere uno scherzo. Finito? Addominale adesso ancora? Trazioni, pressioni, le ho fatte. Poi banana, plank, un po' di potenziamento, via. Quasi finito. Oh, gli tirava tanto, talmente tanto forte che il stacco è andato giù. Grande. Abbiamo finito, hanno finito, adesso si cena tutti quanti insieme. I ragazzi hanno anche visto uno dei ragazzi combattere, ce ne sono due che stanno combattendo stasera a Chiang Mai, quindi a nord, e uno di loro ha già vinto al secondo round, KO. Il gol. È stato un bel momento vederli esultare per il loro compagno. È veramente una bella, è un bel posto, una bella palestra, una bella armonia, una bella sintonia, un bel ambiente. Mi è piaciuto veramente tanto. Non sai godertele le piccole gioie così? Riesci a goderle o pensi subito all'obiettivo successivo? Io sono qui apposta per questo. Io vivo qua in una palestra con dei ragazzi che sono umilissimi. Sono tutti ragazzi che vengono da famiglie umili. Ragazzi, figurati, l'altra volta uno ha fatto il compleanno, a fine allenamento
Le hanno regalato una torta piccolina così, con una candela. Patato, si è messo a piangere. Oh, che carino. Cioè, questa è gente che è umile. Sì. La doccia se la fanno con l'acqua fredda tutti insieme, sì, là fuori. Sì, l'ho visto. Già a 14 anni vivono da soli in una palestra e per... loro per comprarsi un cioccolato la sera, per comprarsi il latte di soia la sera, per bersi qualcosa, devono combattere. Se non fanno questi combattimenti ogni mese, loro non hanno neanche i soldi per far nulla. Quindi quando poi tu vivi con questi ragazzi, ti accorgi che le piccolezze sono le cose che magari davvero ti fanno felice. Sì, io per questo ho sempre preferito restare qua in palestra e non magari... mi potrei affittare una casetta qua vicino, stare in una casetta bella tranquilla e poi venire qua a allenarmi in palestra. Però secondo me non è la stessa cosa, non lo vivi allo stesso modo. Sì, sì. Io qui con loro sono uno di loro ormai con i ragazzi. Si vede, il rapporto è quello. Bravo, perché faccio la loro stessa vita. Quindi secondo me sono queste le cose che ti fanno apprezzare poi veramente anche le piccole cose. È stato un piacere, è stato bellissimo che mi sei venuto a trovare. Sono veramente contentissimo di averti conosciuto. Sei un ragazzo d'oro, anche veramente tu. Un grande cuore. Anche non tu. So se sarei mai riuscito a fare quello che hai fatto. Ora me li guardo tutti i tuoi video. Ma io non so se sarei riuscito a fare quello che fai tu. Quindi... allora siamo sulla stessa linea d'onda. Ho potuto fare ciò che volevo qua. Per me è stato un onore. Grande, dammi un abbraccio. Ci ribeccheremo in Italia sicuramente, o in giro per il mondo. Dai, va bene. Grande. La mia solita conclusione dopo aver vissuto una giornata come questa è: farei la vita che fa Luca? Non lo so, perché è una vita veramente dura, è una vita di rinunce, tante rinunce. Devi proprio amare quello che fai, come per me viaggiare. E poi però bisogna calcolare la pericolosità di un combattimento, anzi nel suo caso una settantina di combattimenti. Mi piace molto la dedizione verso questa disciplina e verso questo stile di vita, non credo che lo farei. Il mondo è bello perché vario, però anche in questa giornata qua ho imparato parecchie cose. Il bello di incontrare persone diverse da te e che si divorano la vita a morsi letteralmente, a calci e pugni, sono in continuo movimento, quindi qualcosa di bello accade sempre. Ringrazio tantissimo Luca per avermi ospitato, avermi sopportato, cioè praticamente potevo fare il cavolo che mi pareva in questa palestra. Vi lascio in descrizione i link ai suoi social, sui social è molto famoso, TikTok e Instagram, ha anche aperto un canale YouTube, vi metto tutto quanto in descrizione, se volete andatelo a trovare, scrivetegli da parte mia, ringraziatelo. È stata davvero una giornata un po' particolare, diversa dal solito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Magari qualcuno di voi che guarda i miei video è esperto. E noi ci vediamo con un prossimo video. E devo dire che la Thailandia si è rivelata come sempre una magnifica sorpresa, un magnifico posto, ma lo vedrete nei prossimi video. Grazie, buon quello che volete, buon carnevale, che tra l'altro non manca neanche molto. Alla prossima!